parlare di cultura e di territori, che però significa anche di città, che sembra quasi un connubio tra queste tre parole, cioè assolutamente indissolubile. Ultimamente si è molto discusso, forse anche con un eccesso di enfasi, di retorica, la cultura come sviluppo, la cultura come nuovo motore, addirittura questa storia del petrolio, per cui i nostri beni culturali sono il nostro petrolio. Insomma, io credo che, e questo anche per l'esperienza che stiamo vivendo a Perugia, ma che stanno vivendo anche altre città che sono impegnate nella competizione per il titolo Capitale Europea della Cultura, così come sono state le altre località che hanno partecipato all'inizio, diciamo, di questa competizione, che sia soprattutto la possibilità per, come dire, restituire un protagonismo alle città, più che dal punto di vista economico, aspetto assolutamente importante, soprattutto dal punto di vista sociale. Posso spiegarlo argomentandolo meglio, quello che sta succedendo a Perugia. Perugia è una città di 160.000 abitanti, capoluogo di regione, una regione che comunque tende a ribadire un po' il ruolo policentrico delle sue comunità, una città con una stratigrafia culturale importantissima, una città con una importante vocazione universitaria. Ci sono circa 6 grandi istituzioni accademiche, due università, un'accademia importante, un conservatorio, la scuola di lingua estera dell'esercito e la scuola di giornalismo della RAI. Quindi, insomma, una popolazione in qualche maniera molto fortemente, come dire, incrociata con la popolazione studentesca. Un centro storico in Acropoli che praticamente nel tempo è andato sempre più desertificandosi, perché le politiche, soprattutto urbane, hanno incentivato soprattutto lo spostamento a valle. E questo, oltre a determinare dei vuoti urbani all'interno, diciamo, del centro storico, ha contribuito a costruire e a enfatizzare i non luoghi tipici di una città, per cui i centri commerciali, i multiplex, eccetera, svuotando di senso lo stesso centro storico, ma di fatto anche in qualche maniera impoverendo le stesse periferie, proprio da un punto di vista prevalentemente anche culturale. Questo ha creato altre problematiche, devo dire è stato anche abbastanza, come dire, un po' strumentalizzato questo tema, che Perugia sia diventata una città, come dire, violenta e sottoposta in modo particolare alla droga, al tema della droga. È una città che ha dei problemi di tossicodipendenze e ha dei problemi di spaccio, perché quando si parla di vuoti, i vuoti sono anche questi, no? Il fatto appunto che c'è un degrado che entra all'interno di quelli che possono essere appunto gli aspetti più prettamente urbani, quindi i vari punti della città che si spopolano. C'è anche un problema di degrado poi sociale, perché è evidente che quei vuoti vengono riempiti in maniera assolutamente non consona. Come la cultura può reinvertire questo? Considerando anche che Perugia è in una regione che è sempre stata considerata una regione florida dal punto di vista economico, e che invece, per effetto della crisi, per effetto delle recessioni, per molteplici altri motivi, è una regione che ha perso molti punti di PIL e quindi sta tenendo principalmente all'interno di un'economia interna, dove comunque le problematiche che ci sono state in alcuni territori si sono fatte fortemente sentire, pensando soltanto all'area industriale, diciamo, di Terni. La cultura come cosa può fare da questo punto di vista? La cultura può, come dire, reinvertire questi processi. Li può reinvertire se
in un territorio che ha una tradizione comunque culturale molto forte, perché è la regione per esempio dove sono nati i due festival più antichi storicamente del paese, che sono il Festival di Spoleto e l'Umbria Jazz, ma è anche il territorio dove c'è un costruito dal punto di vista storico assolutamente fenomenale. A questo potrei aggiungere naturalmente tutta la cultura materiale, le feste, le tradizioni, eccetera, l'arte, il patrimonio artistico propriamente detto, eccetera. Allora, tutte queste cose possono essere messe al servizio di una grande sfida di rilancio. Quello che si è cercato di fare, e che è un po', come dire, l'elemento che dovrebbe guidare, no? È quello di fare un lavoro prevalentemente progettuale. Fare un lavoro progettuale significa non fare l'intervento una tantum, ma assegnare a un intervento una prospettiva di lungo periodo. Il che vuol dire cercare di immaginare, tanto di darsi un minimo di obiettivi, pensare esattamente questi interventi come devono essere, diciamo, portati avanti, innestare i temi salienti, diciamo, della gestione culturale con i temi invece più prettamente sociali, quindi le due cose non sono assolutamente disgiunte, e mettere insieme politiche culturali con politiche sociali, con politiche urbane, quindi intervenire sull'infrastruttura così come su quelle che possono essere azioni di sviluppo di nuovo audience culturale, eccetera. E poi prevedere gli impatti e quindi fare un lavoro di valutazione. Allora, Perugia cosa ha fatto? Poi le altre città hanno interpretato più o meno la stessa filosofia, con altre problematiche di sfondo in maniera diversa. Noi abbiamo fatto un piano strategico culturale che prevede esiti fino al 2029, il che vuol dire praticamente che tutti gli interventi che sono stati calendarizzati dovranno produrre, prevediamo che producano esiti su 5 aree di impatto dal 2019, anno del titolo, fino al 2029. Il piano strategico verrà revisionato nel 2030, questo è, come dire, assolutamente legge. Piano strategico interistituzionale, che significa che è fatto non dall'esperto, ma è fatto direttamente dalle istituzioni, più istituzioni che quindi lavorano assieme. Piano strategico che si poggia su tre gambe, che sono un po' i temi scelti per Perugia. Un'idea di città media europea, il che vuol dire non la grande metropoli, perché non è una grande metropoli, è una città media come ce ne sono tante. Per cui come città media noi pensiamo che tre sono le cose su cui dobbiamo ragionare: le idee, il dialogo e l'accoglienza. Dal punto di vista delle idee, abbiamo sognato, ma insomma puntiamo a trasformare il centro storico, che è l'elemento, diciamo, che necessita più di rigenerazione, in un grande living lab, il che vuol dire che tutte le cose che si faranno lì all'interno, diciamo, tenderanno a che cosa? Allo sviluppo di pratiche culturali, allo sviluppo di nuove attività creative, al rapporto tra attività creative e filiere sia economiche sia culturali che sono già presenti sul luogo. Pensate al jazz, ma pensate anche per esempio a tutto manufatturiero di tipo artistico. E per far questo abbiamo immaginato che fosse necessario un progetto bandiera, e il progetto bandiera l'abbiamo identificato nell'ex carcere, una struttura che sta nel centro storico completamente dismessa, che dal luogo della sofferenza diventa il luogo del riscatto. Per cui attraverso un'azione, diciamo una campagna di azionariato popolare con una banca advisor, stiamo immaginando che la città si riappropri di questo bene. Adesso stiamo chiudendo gli accordi perché la grazia e giustizia lo cede al comune. Dopodiché lì dentro faremo del Living Lab il Living Hub, quindi l'insediamento di tutte le imprese creative, culturali che potranno trovare lì tutta una serie di agevolazioni. Naturalmente questo avviene con la complicità dell'università, per cui indirizzando progettualità che possono arrivare dagli studenti, ma anche per esempio un rapporto con i sistemi di brevettazione di nuove idee. Naturalmente non abbiamo
come si dice, distinzioni, abbiamo sostanzialmente la possibilità di poter ragionare su tutto ciò che è pratica culturale, per cui anche l'high tech pensiamo che possa rientrare qui dentro. Forte rafforzamento del sistema culturale già esistente, quindi associazionismo eccetera, ma anche per esempio la possibilità di recuperare una serie di altri spazi per aumentare le dotazioni, diciamo, della città, per cui recuperiamo un grande teatro ormai chiuso, sistemiamo un altro teatro storico, tutto un complesso antico diventa una biblioteca di nuova generazione, il vecchio museo diventa un centro per la cultura contemporanea, la Rocca Paolina diventa la porta, il gate della città. Questo sulla città delle idee. Sulla città del dialogo stiamo lavorando prevalentemente su progetti di democrazia partecipativa e democrazia deliberativa, valorizzando per esempio, per dirne una delle tante cose, la rete dei gemellaggi tra città di Perugia e le altre città europee, con la rete dei gemellaggi di secondo livello, quindi le città che hanno loro stesse poi gemellaggi con altre città. Sulla città dell'accoglienza stiamo lavorando prevalentemente sul rafforzamento del senso di ospitalità, che non è solo l'infrastruttura turistica, ma per esempio è l'apertura ai turisti delle case dei residenti. Per cui c'è un progetto di Servas proprio per accogliere gli artisti all'interno, diciamo, delle abitazioni private, ma per esempio ci sono dei progetti, c'è un progetto molto bello di audience development fatto dai musei per i nuovi cittadini, che sono praticamente soprattutto i migranti.